Di grande attualità sono le cartelle esattoriali, ma soprattutto la eventuale intervenuta prescrizione. Mi scrivono molti contribuenti e mi dicono: ma come si può valutare, calcolare, essere certi di questo elemento, la prescrizione? Intanto bisogna chiarire che cosa si intende per prescrizione. La prescrizione è praticamente il passare del tempo e il fatto che sia passata una determinata quantità di tempo, poi vedremo quale e quanta quantità di tempo, quella determinata cartella relativa a un determinato tributo, significa che è da considerarsi come prescritta. Prescritta vuol dire che non è più dovuto il debito, non si deve più pagare quel tributo. Ora, i tributi e le imposte sono di tre tipi sostanzialmente, in termini prescrittivi: quelli di 10 anni, che sono IRPEF, IVA, IRES, l'imposta di bollo, di registro, eccetera. Ci sono poi quelle di 5 anni, che sono le imposte derivate dovute alle regioni, province e comuni, come IMU, TARI, TOSAP, le contravvenzioni stradali, l'INPS, l'INAIL. E poi ci sono altri tributi, altre imposte che si prescrivono in 3 anni, che sono i bolli auto scaduti. Quindi abbiamo tre tipologie di durata della prescrizione: i 10, i 5 e i 3 anni. E quando sono passati 10 anni, ad esempio per l'IVA, quell'IVA, quella cartella di 1000 euro, di 10.000 euro, di 100.000 euro non è più dovuta. Ora l'Agenzia delle Entrate tecnicamente dovrebbe rilevare questa intervenuta prescrizione in via automatica e espungere, cioè togliere dal cassetto fiscale del contribuente quel tipo di tributo. Questo però, per sovraccarico di lavoro o per altra politica stabilita da chi comanda e decide in Agenzia delle Entrate, questo non viene fatto. Cosa può fare il contribuente da questo punto di vista quando ha una cartella dove sono passati più di 10 anni da quando gli è stata notificata? Quindi notifica, passano 10 anni, in mezzo non c'è stata nessuna interruzione della prescrizione con altre notifiche da parte dell'agenzia, ecco che il contribuente, tra le cose che può fare, è quello di presentare una domanda in autotutela, cioè praticamente dire: cara Agenzia delle Entrate, questo tributo che io dovevo pagare in tal data non te l'ho pagato, tu me l'hai notificato in tal data, sono passati i 10 o i 5, i 3 anni in base a quello che vi ho detto all'inizio del video, e quindi ti chiedo di espungere, di togliere, di cancellare questo debito che io ho formalmente nei tuoi confronti. Ci sono degli uffici che provvedono e altri invece che non lo fanno, anzi ti rinotificano il dovuto all'Agenzia delle Entrate stessa. Ecco, sappiate, attenzione molto particolare, che in questo caso bisogna impugnare, e si hanno 60 giorni di tempo, questo nuovo sollecito, intimazione di pagamento o in qualsiasi altra forma esso sia stato fatto e notificato al contribuente entro 60 giorni. Argomentando le ragioni di cui sopra, cioè che sono passati tot anni dalla notifica e non ci sono stati atti interruttivi, e quindi si chiede che l'Agenzia delle Entrate cancelli quel debito, e bisogna farlo attraverso un'impugnazione formale. Se non si provvede a fare questo, passati e decorsi 60 giorni, se è IVA ad esempio, ridecorrono nuovamente 10 anni, se è INPS o se è IMU, ritornano altri 5 anni di spada di Damocle sulla testa, cioè si rigenera come la validità del pagamento del tributo all'Agenzia delle Entrate, come se la prescrizione non fosse mai intervenuta. Ecco perché bisogna stare attento agli atti, bisogna ritirarli, non bisogna fare come altri che pensano che non andando a ritirare gli atti dell'Agenzia delle Entrate sia un modo per sfuggire agli propri adempimenti, anzi l'Agenzia delle Entrate giustamente in quel caso fa il suo corso. Quindi attenzione alla prescrizione, e se uno ha il diritto che la prescrizione venga dichiarata, faccia quello che deve fare. Se a fronte di ciò che ha fatto, cioè aver presentato un'istanza in autotutela, l'Agenzia delle Entrate non ha dato seguito, bisogna aspettare la nuova notifica e impugnarla entro 60 giorni. Mi raccomando, ciao a tutti.